Siamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino nello spazio Book Sprint Edizioni e siamo con Rossana Quadroni. Ciao Rossana. Buongiorno a tutti, felicissima di essere qui. Star Tale, letto bene, sì? Esattamente, okay. Sì, Star Tale. È un libro di fiabe. Allora, Rossana è una maestra meravigliosa, la nostra maestra fuori dal tatuata. Comune, oserei dire, la maestra tatuata, esatto, sì. Di una simpatia travolgente e soprattutto che ha una grande, enorme energia, che è impossibile veramente non esserne travolti. Cioè, io da chi l'ho conosciuta prima sono subito stata proprio sommersa dalla sua energia. Dalla sua energia e soprattutto dal suo amore sconfinato per il suo lavoro, per i suoi bambini. Sono 20 anni, sì, che fai la maestra. 20 anni, esattamente 20 anni, ed è un'esperienza meravigliosa. Ci si mette in gioco tutti i giorni e proprio si lavora per facilitare questi bambini nel percorso della vita, ed è veramente straordinario. Tu dicevi, io devo essere una facilitatrice. Facilitatrice di apprendimento, sì, esatto. Io penso che, cioè, penso il compito di un insegnante sia proprio di facilitare l'apprendimento, cioè di rendere l'apprendimento qualcosa di semplice, ma anche di giocoso, di divertente e anche di meraviglioso. E in che modo ci riesci tu realmente? Com'è che riesci a creare sempre questa affinità, questo momento di gioco, di divertimento, di confronto? Io sono proprio partita dall'analisi di me stessa a livello delle mie emozioni, per arrivare poi a comprendere le emozioni dei bambini, arrivare al cuore dei bambini e impostare una didattica in una visione olistica, dove veramente il cuore è tutto, veramente tutto, e le emozioni sono tutto. Ed è così che tu poi inizi le tue lezioni, dici, non le inizio in classe tutti lì seduti? No, le mie lezioni la maggior parte dei casi nascono in palestra o comunque in contesti non strutturati, come può essere un momento in cerchio seduti, in un momento di oasi e di lettura di fiaba che, tra virgolette, io definisco terapeutica. Esatto. Perché va molto al di là. In realtà tu con la fiaba cerchi non solo di coinvolgerli, ma cerchi anche di dargli degli esempi positivi, perché, esatto, tu dicevi, oggi io vedo nei bambini di 6-7 anni, sì, alcuni aspetti che prima vedevo nei bambini di 9-10 anni. Certo. Cioè, è stato un anticipare, esatto, notevolmente. Esatto. Un'evoluzione che corre e non si è mai preparati. Il bambino va guidato e va orientato. Bisogna dare la bussola al bimbo per leggere le proprie emozioni, prenderlo per mano, far capire lui che niente è impossibile e che soprattutto se ci si mette il cuore in ogni cosa che si fa si è vincenti da subito comunque. E poi ovviamente tu li vuoi anche aiutare in qualche modo, perché dici, non voglio che loro perdano di vista qual è l'aspetto giusto e qual è quello sbagliato. Cioè, la bussola serve anche a questo, a saper, certo, far orientare e non fargli perdere di vista quali sono le cose importanti, perché alle volte loro si ritrovano un attimo ad essere un po' persi, a pensare, a sentirsi già un po' insicuri, a sentirsi un attimo messi, esatto, in loro competizione, esatto, già da piccolissimi. Sì, ricevono molti stimoli. I mass media comunque favoriscono questo, sono assolutamente necessari, ne parlavamo appunto prima, ma bisogna educare a tutta questa complessità e quindi saperla poi vivere. Il bambino è bambino, è pura purezza, ha le sue paure ovviamente, ha delle aspettative, ed è bello accompagnarlo in tutto questo, in tutta questa analisi e anche così. Proprio esternazione di quello che è il suo mondo interiore. Anche perché il tuo ruolo di maestra è quindi anche quello della formatrice, quella di, esatto, la persona che deve prendere per mano il bambino e lo deve condurre nel proprio cammino. Tu li aiuti anche perché diventi per loro quasi una confidente. Avete, sì, un rapporto, loro legame, si affidano, sì, c'è reciproca fiducia, totale fiducia. Io ho fiducia in loro. Ed è importante che loro sentano la mia fiducia nell'apprendimento e loro hanno fiducia in me.
anche perché soprattutto oggi ci sono tanti bambini che magari hanno, come dicevamo prima, casi in cui a casa i genitori si stanno divorziando, stanno separando, e quindi magari questa cosa gli può far perdere un attimino anche la bussola. Assolutamente, assolutamente sì. Io prima, infatti, la premessa era: le mie fiabe nascono proprio per creare questo momento di oasi, per ripristinare un po' la serenità del bambino, perché oggigiorno chiaramente si vivono situazioni più o meno difficili, e le fiabe nascono proprio per venire incontro a, chiaro, non le risolvono le problematiche, certo, totalmente, ma danno una piccola mano, mettono un piccolo tassello per iniziare ad approcciarsi con queste difficoltà con più serenità. Anche perché loro si raffigurano. Sì, sì, si identificano nel personaggio, in questo caso Startail, che ha questa coda a stella, inizialmente la vive tra l'altro come un problema, come un handicap, non sa nemmeno perché è nato in questo modo. E poi è un drago che è atipico, perché non sputa fuoco, fatica a volare, insomma. Però alla fine con questa coda farà una magia meravigliosa e salverà la vita di una ranocchietta in difficoltà. Quindi proprio educare il bambino che la diversità è proprio un valore aggiunto. Quindi poi spesso i bambini, quando tu racconti queste favole, si ritrovano a pensare: wow, ma allora lui ha vissuto la stessa cosa che ho vissuto io. Certo, allora, certo. La cosa bella è che poi nella lettura loro si proiettano in un personaggio piuttosto che in un altro, ed è bellissimo vedere proprio che partecipano e si sentono poi alla fine della rielaborazione di questo racconto rasserenati, come se si fosse sciolto un nodo, come se avessero ritrovato la soluzione. Esatto, esatto. Anche perché poi sentirsi, confrontarsi con qualcun altro e vedere che magari, anche se in una favola, sta vivendo la tua stessa esperienza, le tue stesse emozioni, è un po' come quando noi diciamo mal comune. Esatto, diciamo, esatto, no? Esattamente. Ti fa sentire un attimo anche più leggero. Ti fa sentire parte di un mondo. Esatto, parte di un mondo. Non è la prima cosa che tu scrivi, ovviamente, questa è la prima fiaba che tu pubblichi. Esatto, sì, sì, io ho scritto molte fiabe, filastrocche anche per bambini, a volte musicate perché le musico, e quindi devo ringraziare in ogni caso il mio lavoro, perché il contatto con i bambini è un po' la mia fonte di ispirazione, oltre che i miei bambini a casa, perché sono anche mamma, oltre che insegnante, è proprio fonte di ispirazione il bambino stesso e il suo mondo. Anche perché tu sono ormai 20 anni che fai questa professione, sì, e quindi hai visto veramente un cambiamento forte. Sì, ho attraversato il tempo in modo così, e devo dire che ci sono dei cambiamenti, anno dopo anno si vivono questi, sembra quasi si viva più in accelerazione, no? In tutto, no? Nel vivere le emozioni, nella prestazione, quest'ansia anche da prestazione in classe, questo assolutamente senso di perfezione che non deve essere tale, perché l'assoluta perfezione è la serie di imperfezioni che una persona ha, e il riconoscimento di questa unicità. Fare nella propria forza. Esatto. Questo libro può essere letto tanto a casa quanto in una scuola? Assolutamente sì, è uno strumento che può essere utile tranquillamente appunto per i colleghi e per i genitori a casa, e anche per il bambino stesso, che comunque, essendo fiabe abbastanza brevi, sono fruibili facilmente anche dai bambini che si approcciano, diciamo, con la lettura. Le prime letturine. Tra l'altro, in tutti questi anni e i tanti cambiamenti che ci sono stati all'interno della scuola, e quindi anche i cambiamenti che ci sono stati generazionali nei bambini, sì, ti sei ritrovata sicuramente anche poi ad avere anche classi più miste, cioè anche bimbi stranieri che si ritrovano, certo, a confrontarsi. Ecco, la diversità loro, sempre come valore aggiunto, appunto, bellissimo. Abbiamo classi, si può dire, multietniche. Oggigiorno abbiamo bimbi che provengono dall'Australia, dall'Africa, dal nord Europa. Ed è bellissimo perché poi c'è tra loro un confronto, c'è un assoluto non giudizio. La cosa bella è che tra bambini c'è un'attenta osservazione e una capacità di entrare, di empatia, c'è un'empatia tra loro, e questo è bellissimo, è un grande insegnamento per noi adulti. Grande, grande insegnamento. Grazie, perché anche la tua intervista è stata per tutti noi un grande, prego, insegnamento. Ci ha sicuramente arricchito, e sarà bellissimo anche poter leggere questa fiaba.
Grazie di cuore. E mi auguro poi di ritrovarci, magari invece assolutamente. Per un bel volume pieno di fiabe. Assolutamente. Vogliamo leggere tutte. Assolutamente. Ah, approfittiamone anche per ringraziare la tua amica che ti ha accompagnato, che invece ha fatto dei disegni meravigliosi. Certo, Gabrielle Dorge, sì, è una persona straordinaria che io ho ricercato, ho amato per la grande esperienza che ha e anche soprattutto perché è anche nonna, quindi anche lei sa come ci si approccia con i bambini e siamo una bella squadra. Grazie, Rossana Quadroni, Star Tale. Esatto.